Buongiorno, io oggi vi parlerò di come un errore mi ha cambiato la vita, letteralmente, in positivo. Io lavoro al CERN di Ginevra. Al CERN di Ginevra è, diciamo, la più grossa organizzazione di fisica fondamentale che esista nel mondo. Composto all'inizio da 12 stati membri, adesso siamo in 22, quindi tutta l'Europa, in più c'è anche Israele, fondato tra l'altro dall'italiano, tra gli altri, Edoardo Maldi, proprio con lo scopo di scienza per la pace. Noi facciamo fisica fondamentale, pensate, siamo circa 5.000 persone che lavorano in maniera permanente a CERN di Ginevra, 3.000 dipendenti e 2.000 in altro titolo, ma 13.000 scienziati, ingegneri, tecnici da tutto il mondo vengono a fare esperimenti. Ogni giorno ci sono circa 7-8.000 persone che si affollano, si affannano sul sito per fare questa cittadella della scienza. Qualcuno anche ci dorme anche, ci sta dei periodi, ci passa il weekend, eccetera. Ma per fare che cosa? Cos'è la scienza e lo scopo per cui noi ci siamo? E noi vogliamo capire come siamo evoluti dal Big Bang. Il Big Bang, che tutti sappiamo è l'inizio della nostra storia, non è solo un'esplosione. Contiene un sacco di questioni, un sacco di domande per capire come siamo arrivati noi a esserci oggi, al today. Per esempio, una delle prime questioni è come mai la materia e antimateria, che per le nostre teorie e anche per quello che conosciamo è tutto uguale, è perfettamente simmetrica, invece all'inizio c'è stata una sottile asimmetria, una veramente quasi subdola, che ha permesso a noi di esistere, alla materia di vincere la battaglia sull'antimateria e di evolvere fino qui, oggi, noi, adesso. Un'altra ancora quasi, non dico più importante, sono tutte importanti, ma sottile questione è un'altra rottura di simmetria. Vedete la fisica com'è bella. È fatta di simmetrie, ma le cose interessanti sono quando si rompono. Una rottura di simmetria ha permesso alle particelle di avere massa. Subito all'inizio del Big Bang, le particelle non avevano massa. Io non avrei i miei 90 kg, neanche i vostri. Però è successo qualcosa che si chiama bosone di Higgs, di cui poi ritorneremo a parlare e di cui forse avete già sentito parlare, che ha permesso a noi tutti di avere massa. Quindi noi cerchiamo di rispondere a queste domande fondamentali. C'è chi ci risponde guardando verso l'infinitamente grande, con i grandi telescopi, sono i nostri colleghi, amici astrofisici o cosmologi. Noi invece andiamo verso l'infinitamente piccolo, perché l'universo all'inizio era infinitamente piccolo, 14 miliardi di anni fa, quando è nato. E andando verso l'infinitamente piccolo, di che cosa abbiamo bisogno? Di un super microscopio. Pensate, l'LHC, quei tubi blu lì che vedete, è un'enorme macchina che sta a 100 metri sottoterra, è lunga 27 chilometri, quindi è circa quasi tre volte il tunnel del Monte Bianco che ho fatto ieri per venire fino qui, è pieno di alta tecnologia per fare che cosa? Per generare una luce finissima, per poter vedere i quark. Vuol dire una luce che è un miliardesimo di volte più piccola dell'atomo. Prendiamo l'atomo, facciamo un miliardesimo di volte più piccola, riusciamo a vedere i quark, eppure ci sembra sempre delle particelle puntuali, senza massa. Tutto questo, questa altissima tecnologia per generare questa nuova luce finissima, è la luce della meccanica quantistica. Ma vedere, non basta avere la luce, se qui adesso l'elettricista spegnesse non mi vede, ma anche con la luce, ahimè, se qualcuno di voi non avesse gli occhi non mi vedrebbe. Per vedere non basta la supermacchina, ecco intanto vedete qui in alto il tracciato giallo, 27 chilometri in questa piana bellissima di Ginevra, dove c'è il lago Lemano, dove c'è il Monte Bianco e dove c'è il nostro LHC, vedete lì di nuovo i tubi blu, ma ci sono quattro grandi occhi. Due sono molto noti, sono Atlas e CMS, sono i due di lato e sono molto famosi, che sono gli occhi che hanno visto letteralmente il bosone di Higgs, di cui poi parleremo. E noi speriamo che questi occhi vedano oltre il bosone di Higgs, perché il bosone di Higgs, bello com'è, ha chiuso un libro, ma deve aprirne un altro. Oggi noi sappiamo che il bosone di Higgs spiega solo il 5% di quello che esiste nel mondo, molto poco, bisogna andare più in là. È un po' la nostra summa teologica, ma rischia di diventare anche un po' la nostra gabbia, la nostra prigione, noi vogliamo andare al di là. L'altro, ad esempio, rivelatore, LHCb, quello che vedete in alto, è un rivelatore che cerca di studiare proprio la sottile differenza tra materia e antimateria che ha permesso noi di esistere all'inizio. Ci stiamo riuscendo? Per ora no, ve lo dico, ma siamo lì per imparare, per apprendere appunto. E torniamo all'LHC.
pensate, 27 chilometri di alta tecnologia, ci sono voluti circa 25 anni per essere costruito, ed è una super macchina basata sulla superconduttività. Non posso spiegarvi che cos'è, questo sarebbe tutto un altro TEDx appunto, però è un fenomeno meraviglioso. Pensate, un filo elettrico che avete a casa vostra, che porta 5-10 ampere, con la superconduttività porta 1000-10.000 ampere, e senza consumare, senza pagare la bolletta elettrica all'Enel, senza consumare, è super conduttivo, appunto, non dissipa. Però per fare questo ha bisogno di una cosa speciale, il cosiddetto super freddo. Ha bisogno di frigo speciali che lo portino a meno 270 gradi di temperatura, e quindi questo ha bisogno quindi di un termo speciale che è il tubo blu. Letteralmente la superconduttività, il magnete, questi super magneti che guidano le particelle sono dentro. È il tubo blu, che tra l'altro sapete, i primi tubi blu sono stati fatti qui vicino, proprio Schio, che credo sia a 30 km qua di Vicenza. Quando ero giovane appunto venivo a lavorarci, perché sono stato giovane anch'io, e quando ero giovane mi sono innamorato di questo fenomeno della superconduttività, ci ho cominciato a lavorare, e poi dal 2008 ho cominciato a lavorare dal professore dell'Università di Milano all'LHC, alle prime idee eccetera, e quindi sono venuto diverse volte qui a Schio. E per farvi vedere, questo è il primo magnete, quel tubo blu lì è stato costruito qui a Schio, quindi la pelle attorno, non la parte di magnete. Questo qua è il primo magnete superconduttore che abbiamo fatto per l'LHC. Sulla base di questo è stato approvato il progetto. Pensate, ma dalla costruzione di questo nel 94 ci sono voluti altri 15 anni prima che l'LHC partisse, quindi 25 anni in totale, 10 anni di R&D e poi 15 anni di costruzione, e tutto con molta tecnologia italiana. Gran parte dell'LHC è stato costruito tra Genova, appunto Schio, e altre parti d'Italia. E benissimo, siamo partiti. Io poi nel 2001 mi hanno chiamato, questa è stata la mia fortuna, al CER di Ginevra per dirigere proprio la costruzione dell'apparato magnetico. Pensate, da solo vale più della metà del costo della macchina, che era di allora circa 3 miliardi di allora, appunto degli anni 2000. Quindi è stato un successo, ho avuto un certo successo. Nel 2006 abbiamo completato la costruzione dei magneti, e mi dicono: ma resta, fa anche l'interconnessione tra i magneti, l'integrazione, mettili assieme. Vedete, è una cosa molto importante metterli assieme, non è difficile. Vedete la complessità un po' del mettere assieme due magneti, vedete qui lì due super tecnici che lo fanno. Diciamo, tecnicamente è meno difficile che fare il magnete, ma è il regno della complessità, perché è il regno delle interfacce, differenti team, differenti tecnologie devono essere messe assieme. Niente di difficile, ma la gestione della complessità è diversa. Mi ricordo ancora, 8 settembre 2008, la partenza, successo mondiale, Google ci dedicò il simbolo allora. Allora Google non cambiava il simbolo ogni giorno come fa adesso, era sempre solo quello, in rarissime occasioni lo cambiò, ce lo dedicò quel giorno, perché fu veramente 250 giornalisti, vennero al CER, successo mondiale, eccetera. Due giorni dopo, nella mia Piacenza, sono piacentino di origine, ricevo il premio, forse un po' immeritato, come cittadino illustre. In conclusione, torno e dico ai miei ragazzi e a mia moglie: ma godiamoci questo premio, si sa mai. Pensate, 9 giorni dopo è successo l'incredibile, è successo che la macchina si ferma. Si ferma perché? Perché ci fu un grave guasto proprio nell'interconnessione. Non ve lo sto a fare lunga, fu... anche questo fece la prima sulle pagine dei giornali e della televisione. Pensate, un'interconnessione bruciò, tutta l'energia magnetica dentro questi magneti superconduttori, bruciarono due magneti, ma prese 50 magneti, questi magneti pesano 30 tonnellate, sono come un tir carico, e li mandò uno contro l'altro. Un disastro incredibile, perché non solo bruciarono i due magneti dell'interconnessione, ma ci fu appunto una serie di danni collaterali incredibili. Qualcuno cominciava a pensare: ci vogliono 2-3 anni per riparare, forse non è riparabile, la macchina ha una debolezza intrinseca. Si scatenò il panico, si scatenò, questo è l'errore. Chi è? Colpa mia, colpa tua, perché quando succedono queste cose, poi il problema di tutti è un po' smarcarsi, è umano, colpa mia, colpa tua, è problema di interfacce, quindi c'è sempre... È un po' come quando in Italia, vedo, succede una cosa, un'alluvione... Per l'amor del cielo, bisogna perseguire chi ha fatto degli errori.
però anche a volte fin troppo, bisogna innanzitutto rimboccarsi le maniche. E io quello che ho fatto, vedendo questo, ho detto, ma se andiamo avanti così finisce più. E allora mi sono detto, ma in fondo chi è responsabile? Sono io, anche se non ero lì a fare la cosa. È successo un errore, ma chi doveva controllare su dell'ore? Chi doveva mettere in atto tutte le procedure per intercettare l'errore? Sono io, sono responsabile. E quindi ho preso, chiamato la gente, ho detto, ragazzi, non preoccupati, sono il capo della parte magnetica, il responsabile sono io, responsabilità oggettiva innanzitutto, ma anche magari di non aver pensato a tutte le cose. Adesso ripariamo, poi se devo andare via vado via, sarà il nuovo management, veniva anche un nuovo management al SER e via, e da lì ci siamo andati da fare. Questo ha liberato le energie, perché anziché mettersi al problema, a smarcarsi, a trovare un way out, e tutti si sono messi assieme. E lì ho capito veramente dove il noi non è il contrario dell'io, è l'esaltazione dell'io. Nel noi l'io trova la sua vero vantaggio. Grazie. Ma lasciatemi finire, perché qui sono draconiani con i tempi, mi ha detto, quindi non posso permettermi gli applausi. Allora, vi dicevo, andando così, veramente ce l'abbiamo riparato in solamente un anno, e un anno dopo, fine del 2009, l'acceleratore è funzionata. Umilmente abbiamo capito che quell'errore lì era un sintomo di una debolezza strutturale che aveva il nostro acceleratore. L'abbiamo riparata su tutto, guardate l'anello, la parte rossa sono i 700 metri letteralmente disgraziati, rovinati, ma abbiamo riparato la parte gialla, nera, lo vedete lì in alto a sinistra, un po' tutta la macchina, e in più siamo ripartiti lentamente. Riparando anche, pensando anche, ma se succede ancora qualcosa di simile, come evitare i danni? Perché vedete, quello che abbiamo capito è che noi eravamo arroganti, non succederà mai, invece dobbiamo sempre dire, no, succederà, sbagliare è umano, questo come ci dicevano già i nostri padri latini, sbagliare è umano, se metti in conto l'errore, metti anche le barriere che impedisce all'errore di propagarsi o di generare troppi danni. Umilmente siamo partiti a basso regime con la macchina, non tutto subito a tutto gas come pensavamo di fare all'inizio, e abbiamo avuto il nostro reward, il nostro premio, perché abbiamo potuto, pensate, solo 2 anni dopo, pensavamo di metterci molto di più, abbiamo potuto chiamare il professor X, lo vedete lì, Peter X, il professore inglese, scozzese, Peter X, in un affollatissimo auditorio del SER, abbiamo potuto fargli vedere a lui e a tutto il mondo che avevamo trovato il suo bosone, il mitico bosone. Ora sappiamo perché noi tutti abbiamo una massa, che non è proprio poco, proprio da poco. Persino un giornale come l'Economist, normalmente non molto amico della scienza, ci ha dedicato la pagina, diciamo, la copertina, la nostra Fabiola Gianotti, che adesso tutti conoscete come capa del SER, direttrice del SER, allora era responsabile dell'esperimento Atlas, quindi lei annunciò il bosone di Higgs, diventò una delle 5 persone di copertina del Times di quell'anno, cosa di cui viene dalla mia università, quindi siamo orgogliosissimi di questo, e immediatamente fu dato il premio Nobel disponibile, primo al professor Higgs e il professor Englert immediatamente l'anno dopo, il primo premio Nobel disponibile. Quindi una storia a lieto fine. Perché abbiamo trovato questo? Molto di più. Perché per me è stata veramente lieto fine? Cosa ci ho guadagnato? Perché alla fine tutto facciamo per guadagnarsi. Anche un santo, anche uno che dà la vita, lo fa per un bene superiore. E uno quando fa una cosa deve guadagnarci. È un principio di fisica, è il principio di minima energia. Tutto si fa per guadagnare, la natura fa questo. Quindi anche quando uno fa un atto di altruismo è perché pensa di guadagnare un vero tesoro, più importante di quello che dà via. E io cosa ci ho guadagnato? Beh, vi dico, ci ho guadagnato professionalmente, guadagnando ancora di più in carisma, autorevolezza, la gente mi segue, il nuovo management, anziché mandarmi via, mi hanno dato, dopo aver riparato, un incarico più importante. Oggi dirigo il nuovo progetto bandiera del SER, l'ho proposto nel 2010, e si chiama LHC ad alta luminosità. Sono lì con un incarico più importante con cui finirò la carriera, e in più ci ho guadagnato umanamente. Ho imparato che appunto prendersi le responsabilità, la colpa, la cosa che nessuno vuole, scusate se lo dico, ma la colpa è un po' come la cacca, appena fuori nessuno la vuole più toccare, è letteralmente così. Invece, se uno parte dall'idea, ma io sono limitato, farò l'errore, lo metti in conto e appunto può partire, può farlo diventare positivo. L'errore, lungi dall'essere una cosa che ti schiaccia, può diventare come un segnale stradale che ti indica dove andare e andare meglio. Difatti, vi dicevo, abbiamo capito che quell'errore lì era segno di una debolezza strutturale che va nella macchina, che sarebbe stato molto più grave se si rivelava dopo. E l'abbiamo riparata, ma l'abbiamo riparata addirittura dopo aver trovato
bosone di Higgs completamente. L'abbiamo finita di riparare nel 2015, quindi se volete ci abbiamo messo 5 anni completamente, ma io ho guadagnato anche umanamente. In quel periodo con mia moglie abbiamo 2 figli, uno il più piccolo Pietro, in un momento che andava male a scuola, fisico, io sono un po' pretenzioso, professore universitario, cosa ho detto? Ognuno ne ho tanti, non solo questi, ma ognuno i suoi difetti, e quindi mi arrabbiavo con lui perché mi sembrava che non si impegnasse, come spesso capita ai ragazzi, ai maschi, eccetera. E io lo bastonavo, e poi ho capito, lì ho detto, ma ragazzi, se il mio capo mi bastonasse anziché aiutarmi a riparare l'errore, e da lì ho capito che uno sguardo diverso, positivo, non nel senso che l'errore non va riconosciuto, l'errore è l'errore, lo sbaglio è lo sbaglio, ma lo sbaglio è lì per indicarti come migliorare. Lo sguardo che serve per il figlio, ho capito che è lo sguardo che serve verso il collega, non è diverso. Io questo che ci ho guadagnato, che un guadagno morale non è diverso da un guadagno professionale. Se è vero per me come persona, deve essere vero per me anche come fisico. Ecco, io questo che vorrei trasmettere. L'errore, anzi, non bisogna mai farci schiacciare dagli sbagli, ma capire che l'errore è lì per indicarti che insieme, non da solo, non solo con la tua volontà, ma con uno sguardo insieme, la comunità non è il contrario dell'io, è l'esaltazione dell'io. E quindi insieme si può andare avanti. L'errore, anziché essere una barriera, può diventare il sasso su cui, anziché essere d'inciampo, metti il piede e vai avanti, ancora più avanti. Grazie per l'attenzione.